Donna siete tutti e tu non l'hai capito. Donna non di tutti, non è mai cambiato. Calda come il sole di domenica d'estate, però non è domenica e qui fa un freddo cane. Donna ha perso tempo a lucidare la sua rabbia, del tempo che è cambiato e ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma io che cosa cercavo io? E cosa ho trovato? Schegge di felicità. Cerco una colpa per restare qui a vivere i ricordi. Io volevo salvarmi io e poi perdonarmi della vita che ho spaccato, dell'amore che ho buttato via senza appartenere. È sempre mai bugiati. Aiutami a sparire come c'è. Che senso ha? Mi sto impegnando ad essere più elastica e sto pensando in quanto scrivo da tanto tempo, però non mi piace. Oh. Casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno, non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che senso ha? Mi sto impegnando ad essere più elastica e sto pensando in ginnastica, è tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino dell'Adidas e poi volevo, ero bellissima, 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 avevo voglia di. Le donnine. Facciamo la ciò allo stato lato. Pure i piccolini, le piccoline. Sì, no. Una qui, a chi fa? Elia, dove sta? Elia, vieni. Non
Ma non solo in un piccolo paese, dovunque le donne hanno un ruolo fondamentale. Oggi è la festa delle donne, ma in realtà è anche un momento di riflessione, è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Non dobbiamo mai dimenticare che ci sono alcuni stati dove le donne ancora non hanno diritto al voto, dove le donne non possono frequentare la scuola, dove le donne non possono tranquillamente vivere la loro femminilità. Su questo dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione. E non dimentichiamo nemmeno un'altra cosa, che fino al 1945 anche in Italia le nostre donne non avevano diritto al voto. Noi abbiamo fatto delle conquiste, ma le conquiste devono essere per tutti. Ecco perché è importante essere in piazza oggi, ecco perché è importante tenere sempre alta l'attenzione sui diritti fondamentali delle donne di tutto il mondo. Per quanto riguarda il ruolo che svolgono nella società, le donne spesso si occupano della famiglia, si occupano dei nostri malati, sono fondamentali e determinanti. E non solo, le donne sono molto più forti rispetto a noi uomini. Io ho una speranza che il prossimo sindaco sia una donna, perché ci vogliono anche più donne nell'amministrazione. Sono convinto che vivremo in paesi migliori e vivremo un'amministrazione ancora più bella rispetto a quella che stiamo vivendo oggi. Core, quanto è importante il valore delle donne in questo Il valore delle donne è sempre stato importante da quando è iniziato il mondo. La prima cosa che dico, più importante, è il rispetto della donna. Grazie all'8 marzo che si festeggia la donna, ma dovrebbe essere festeggiato tutti i giorni. Io sono 45 anni che sono stata a Perugia e sono ritornata al mio paesello nativo, perché amo questo paese, amo le donne, grazie al sindaco, che a parte ogni cosa è un amico, e grazie a tutto quello che hanno fatto e a tutte le donne che sono state riportate sul manifesto. Donne veramente coraggiose, hanno lottato per la malattia, hanno lottato per la famiglia, hanno lottato per arrivare dove siamo arrivati. Grazie a tutti veramente, e mi ha fatto tanto piacere di questa intervista. Tanti saluti a Core e un minutino. Da parte del comitato anche di San Vito Martire, che io sono la vicepresidente, e faccio gli auguri a tutte le donne.